Sindaco, sottosegretario Mazzocca, presidente D'Alfonso, presidente Fabio, comandante Bonato, signor prefetto, autorità civili e militari, prima di tutto grazie per avermi invitato a essere presente qui in una giornata così significativa. Per Campotosto, per i comuni di tutta questa terra, spesso martoriata dal terremoto, da eventi naturali. E credo che sia questa una bella giornata per Campotosto e per l'Abruzzo. Una bella giornata perché è un segnale concreto di rinascita dopo la sequenza di terremoti del 2016 fino al gennaio 2017, che poi viene non molti anni dopo, anzi pochi anni dopo, il terribile terremoto dell'aprile 2009. Una terra martoriata che però è fatta di gente forte, di gente che ha voglia di riprendere in mano la propria vita, il filo della propria vita e del proprio futuro. E il dovere delle istituzioni è esservi vicino, è essere a vostro supporto. Ma su questo tornerò brevemente. È una bella giornata per gli alpini e per la loro associazione. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito e che hanno lavorato a questa struttura polifunzionale, e un grazie alla commissione dell'Associazione Nazionale Alpini guidata da Lorenzo Cordiglia. Grazie perché avete dato un segno tangibile di cosa significa essere italiani insieme, di cosa significa essere solidali e darci una mano l'uno con l'altro, costruendo in 3 mesi, è un tempo straordinario, una struttura così bella e così ben fatta. E io credo che sia una grande testimonianza di solidarietà, solidarietà che ha percorso il nostro paese. Prima di tutto, nelle ore successive a quelle scosse sismiche che ho ricordato prima, io ricordo bene cosa è stata l'azione di soccorso della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate tutte, delle Forze di Polizia e dei volontari, di tutti i volontari che da tante parti d'Italia sono venuti qui, in Abruzzo, in Umbria, nelle Marche, nel Lazio e nell'Italia centrale, ad aiutare a recuperare le persone, a salvare le vite, pur nello strazio delle tante perdite umane che abbiamo visto, che abbiamo subito in quei giorni. Eppure uno spirito umano, di solidarietà, che guardate, è una delle caratteristiche più belle di noi italiani. E poi la solidarietà nella ricostruzione, questo è un esempio molto concreto di solidarietà non solo nell'emergenza, ma nell'azione di ricostruzione. Il governo ha profuso un impegno importante, sia in termini finanziari, voi sapete che per il Centro Italia complessivamente tra il decreto legge del 17 ottobre 2016 e i provvedimenti successivi resi necessari dalle successive scosse sismiche sono stati stanziati oltre 13 miliardi e mezzo di euro. Si è impostato il lavoro della primissima ricostruzione, gli interventi di emergenza per poter mantenere le comunità locali nella loro terra. Questa è stata una scelta di fondo che ha caratterizzato
la risposta che il governo, la regione, le istituzioni, i sindaci hanno voluto dare a quegli eventi tragici, la caratteristica di fondo è stata: noi vogliamo che i paesi, le cittadine, i comuni delle aree terremotate possano prima di tutto permanere il più possibile anche nell'emergenza sulla loro terra e certamente con la ricostruzione ricostruire dove e come erano quei paesi e quei comuni, naturalmente con maggiore sicurezza antisismica, ma mantenendo le caratteristiche del territorio, le radici del territorio. Si è detto, me lo ha ricordato anche, e ha ragione, il sindaco quando sono arrivato, tanta fatica anche nei ritardi nel superare i ritardi burocratici, delle procedure. È vero che dobbiamo fare meglio, però vi assicuro che l'impegno del governo e di tutte le istituzioni regionali e locali c'è tutto, c'è in pieno. Siamo con voi, vogliamo essere con voi fino alla ricostruzione completa delle vostre comunità. E in questa ricostruzione è bellissimo che, senza nulla togliere al dovere delle istituzioni, però ci sia questo impegno del volontariato, dell'associazionismo, e qui ne abbiamo un esempio straordinario. E desidero concludere con una riflessione che mi è venuta mentre arrivavo e poi ero accolto con gli onori dalla banda degli alpini. La riflessione è questa: quante penne nere oggi, quanto è bello, dalle Alpi, dall'Appennino, dall'Abruzzo, da tutta Italia. Ecco, io credo che questo sia un segnale profondo di quello che dicevo prima, la capacità degli italiani di essere l'uno per l'altro, l'umanità che caratterizza il nostro popolo e caratterizza in particolare le popolazioni della montagna, abituate a confrontarsi con una natura bellissima ma anche molto difficile, molto faticosa, dove ogni giorno ci si rimbocca le maniche e si lavora per guadagnarsi il pane, per costruire il futuro per i propri figli, per la propria comunità. E io credo che questo sia quella vostra presenza oggi, le penne nere di tutta Italia, ci dice che dalle Alpi all'Appennino, all'Abruzzo, qui alla terra di Campotosto, questo spirito, questa laboriosità, questa tenacia delle popolazioni di montagna è la stessa nelle vallate alpine, è la stessa qui nelle conche appenniniche, ci vede tutti insieme, vi vede tutti insieme. E allora permettetemi, come ministro della coesione, di concludere ricordando le parole di un grande alpino, Mario Rigoni Stern fece la campagna di Russia, e durante la ritirata, la tragica ritirata di Russia, quanti alpini perdemmo in quella ritirata, sperimentò, nonostante la durezza della guerra, cosa poteva essere il calore umano anche delle popolazioni in cui passavano le nostre truppe in ritirata. Ci sono dei passi bellissimi dei racconti di Rigoni Stern su come trovò forme di solidarietà umana anche presso famiglie russe o famiglie polacche. E anche qui è anche qui lo spirito in qualche modo della montagna, in quel caso di ambienti anche lì naturali, difficili, freddi, la neve.
la difficoltà della vita quotidiana. Bene, tornando da quell'esperienza, Rigoni Stern rifletteva e scrisse: è vero, in realtà siamo tutti paesani. Ecco, a me piace oggi dirvi, come ministro della coesione, perché credo che l'espressione più bella per dire cos'è la coesione non c'è, se non questa di Rigoni Stern, oggi qui siamo tutti paesani. Grazie.